questa non è la prima, è forse quella più visibile perché è stata inaugurata con questo spettacolo ai Giardini di Campo di Marte, quindi con un coinvolgimento di numerose persone, i giardini erano veramente pieni. Il concetto è molto semplice, quello di riaprire i negozi, di fare in modo che non ci sia questa percezione di abbandono che si ha nelle strade quando si chiudono le sale finesche. Riaprirli nelle maniere più svariate, con un finanziamento da parte di Regione Toscana sul punto, e l'idea credo che sia veramente buona. Ovviamente l'amministrazione comunale deve fare la sua parte, perché poi tutto questo si svolge all'interno di strutture private, ma che si affacciano su strade pubbliche, con tutti gli spazi pubblici da riqualificare. Dicevo non è la prima perché un pochino più di un anno fa, il 14 di agosto del 2017, a Saione ci fu una bruttissima rissa, ci furono accoltellamenti, ci fu una sostanziale resa di conti tra due bande di spacciatori, e in quel momento probabilmente si ebbe la percezione certa, non parlo per me ma parlo per soggetti che insieme a me si devono occupare di sicurezza, la percezione che si stava andando oltre. E da quel momento in poi le maglie si sono strette, sono stati chiamati ad Arezzo i reparti speciali del quinto reparto mobile di Firenze, che sono in grado di fare attività anticorruttiva e malavitosa, come in quel momento stava avvenendo nel quartiere di Saione. Le cose sono cambiate. Non siamo ancora al recupero della vita, la soluzione però ci siamo incamminati. Pian pianino le proprietà immobiliari si sono rivolte ad altre fasce e ad altre etnie anche. Chiaro. E oggi il quartiere è densamente popolato anche da non italiani, sui quali però c'è da fare secondo me un bel distinguo, nel senso che ci sono etnie che sono in Italia e ad Arezzo in particolare da molto tempo, che hanno figli nati qui, che lavorano e che si impegnano molto per il loro sostentamento, e che hanno soltanto il difetto di avere un colore della pelle diverso dal nostro, ma sono, io li chiamo aretini, sono aretini anche loro, per me sono qui da noi da 20 anni, e sono coloro i quali in qualche modo popolano maggiormente questa parte di quartiere serio. Poi vi è il problema dei richiedenti asilo, che è un problema molto particolare, molto più ristretto come numero, molto più pericoloso per certi versi, perché richiedente asilo che poi non raggiunge lo stato di rifugiato politico dovrebbe rimpatriare, in realtà per il momento sparisce ed entra in un sottobosco di malavita e di attività di microcriminalità che ne caratterizzano l'esistenza da quel momento in poi, ed è quello che oggi ci dà fastidio.